fare una rincorsa così prolungata per tante domeniche consecutive, guardate che mentalmente ti distrugge. Noi l'abbiamo già fatta esperienza di questa cosa con Gattuso. Noi una rincorsa al quarto posto l'abbiamo già fatta e ci siamo usciti sconfitti. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Telderion. Oggi è martedì, è iniziata la pausa nazionale e siamo qui riuniti per parlare un po' delle ultime vicende in casa Napoli e non. Oggi il tema centrale del video è una cosa che ho voluto fare ieri sera perché mentre, diciamo, guardavo la classifica, la corsa al quinto posto, mi sono fatto dei calcoli matematici che adesso, diciamo, vi farò vedere in questo video. Diciamo che questo è un video un po' per, non so, è brutto dirlo, però per togliere ogni speranza sul quinto posto. Ecco, questo video sarà molto distruttivo e molto cinico verso coloro che ancora sperano nel miracolo del quinto posto, però ci andiamo con calma. Prima di cominciare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale, ragazzi, che è totalmente gratis. Mi raccomando, attivate poi la campanella che così non vi perdete i miei nuovi contenuti. Prima di parlare, però, di questa corsa al quinto posto, vorrei un attimo aprire una parentesi su quello che è successo con Juan Jesus e Acerbi, perché allora riavvolgiamo un po' il nastro. Inter-Napoli, durante la partita, a un certo punto Juan Jesus dice all'arbitro: Acerbi mi ha chiamato nei... perdonatemi, non posso dire queste parole, ragazzi, perché YouTube su queste cose è molto, 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 diciamo, spietato. Quindi se le dico mi rischio anche cose importanti per il canale, quindi vabbè, lo sapete cosa ha detto, no? E cosa era successo poi? Acerbi si era scusato, aveva detto Juan Jesus, nel post partita si erano chiariti e quindi la situazione era finita lì. E secondo me qui Juan Jesus aveva sbagliato. Ha sbagliato a dire finita qui e non si va avanti. Perché secondo me in questi casi devi farti sentire e devi denunciare la cosa. Poi che è successo? Ieri mattina Acerbi va in nazionale ed esce fuori questo video dove in realtà dice che lui non ha detto niente di razzi. E addirittura Acerbi ha accusato Juan Jesus di aver sentito male. E questo video, diciamo, che ha scatenato la risposta di Juan Jesus, che nel pomeriggio barra sera ha fatto un post su Instagram che vi vado adesso a leggere. Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile. Oggi però leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l'evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili. E su questo c'ha ragione Juan Jesus. Io ho visto una clip dove c'era Juan Jesus che si andava a scusare con, cioè, Acerbi che si andava a scusare con Juan Jesus. E ragazzi, se tu ti vai a scusare, vuol dire che l'hai detta quella cosa, altrimenti non ti vai a scusare. No, sei scemo se ti scusi per il niente. Il razzismo, così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora. Acerbi mi ha detto: vai via, nero. Sei solo un nero. In seguito alla mia protesta con l'arbitro, ha ammesso di aver sbagliato. Ecco quello che vi ho detto prima. E mi ha chiesto scusa. Ora se sentite. Mi ha chiesto scusa, aggiungendo poi anche: per me, nego è un insulto come un altro. Ora, vabbè, oggi ha cambiato versione e sostiene che non c'è stato alcun insulto. Ora, per me, nego è un insulto come un altro. Cioè, ma quanto devi essere merda per pensare a una roba del genere? Scusate se sarò scurrile in questo video, però ragazzi, certe volte, no, in certe situazioni dove è così assurda la roba, io non riesco a non dire parolacce perché mi vengono proprio naturali. Cioè, tu insulti Juan Jesus e poi non contento dici: per me nego insulto come un altro. Cioè, dire nego per Acerbi è come dire sei un coglione. Cioè, vabbè. Ma dove, ma stai, come fai a pensare a una roba del genere? Come fai? Io veramente sono rimasto profondamente deluso da Acerbi, che comunque
in passato ha fatto esperienza di una malattia tremenda perché lui ha avuto il cancro ai testicoli. E da una persona che comunque ha passato quel che ha passato, mi sarei aspettato un po' di sensibilità, un po' di umanità, invece niente, ti sei dimostrato una cacca. Ecco, l'unica cosa che mi viene da dire, ti sei dimostrato una cacca. Perché non solo hai accusato in modo razzista Juan Jesus, ma hai anche negato e hai cercato di arrampicarti sugli specchi così, in modo molto goffo. E mi dispiace veramente tanto perché pensavo che fosse un uomo con dei, come posso dire, con degli ideali importanti. Cioè, vabbè. E quindi questo, profondamente deluso. Io adesso mi auguro e pretendo una punizione per Acerbi. E sul caso mi sono anche informato praticamente per insulti denigratori, barra di razza, di colore, religione, lingua, sesso o nazionalità, è prevista una squalifica di almeno 10 giornate. Quindi Acerbi praticamente finirebbe qui la stagione e poi avrebbe una multa da 20.000 euro, da 10.000 euro. Si prospettano minimo 10 giornate di squalifica per Acerbi e io spero che vengano date queste giornate di squalifica, perché se tu vuoi dare una parvenza di lotta al razzismo, perché poi in Lega fanno le cose a convenienza loro, fanno tanti bei video, keep racism out, fanno gli hashtag, mettono i cartelloni nelle partite, però poi quando succedono le cose veramente, raramente fanno qualcosa di importante. Ecco, quindi per avere una parvenza di credibilità sul tema, mi aspetto che venga applicata questa sanzione, perché ci sono le immagini, ci sono i labiali, ci sono anche i clip, dei clip e video, quindi c'è tutto per smascherare Acerbi. E se non viene fatto, avete perso ulteriormente quel briciolo di credibilità che avevate. Detto questo, sono deluso anche un po', ragazzi, dai compagni di Juan Jesus, dai giocatori. Ora, qui diciamo, non so, se nel privato hanno fatto qualcosa, sicuramente loro ci avranno una chat WhatsApp, tutti i giocatori del Napoli si saranno sentiti lì probabilmente, però dal punto di vista, diciamo, pubblico, io mi sono fatto un po' un come posso dire, sono andato su Instagram a vedere un po' le storie dei vari giocatori e ho visto qualcosa soltanto, cioè solo Kvara e Mazzocchi hanno repostato il video che ha fatto il Napoli sulla lotta al razzismo di ieri. Poi per il resto non ho visto niente. Avranno detto qualcosa sicuramente privatamente, in qualche chat WhatsApp sicuramente. Però nel pubblico diciamo che solo Kvara e Mazzocchi si sono esposti su questa cosa. Sono ulteriormente orgoglioso di avere in rosa un uomo con le palle, con la U maiuscola, come Juan Jesus. Ditemi quello che volete sul calciatore. Sarà il difensore più scarso della storia, va bene, ognuno ha la sua visione, ma credo che sull'uomo non ci sono proprio scusanti, non c'è niente da criticare. Veramente Juan Jesus, uomo con le palle e con la U maiuscola. Chiusa questa parentesi, andiamo adesso a parlare dell'argomento del video, ovvero la lotta al quinto posto. E per l'occasione ho fatto delle grafiche che adesso vi farò vedere. Ora, in questa grafica non c'era spazio per la mia bellissima faccia, quindi beccatevi questa grafica senza di me. Allora, vi ho messo qui a confronto il calendario delle ultime 9 giornate, con dentro anche il calendario europeo per chi gioca in Europa. E ho messo soltanto le 5 squadre che sono comunque coinvolte nel quinto posto. Squadre come Juve e Bologna le ho volute tenere fuori. Abbiamo Roma, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Napoli. Prima cosa che si nota è che il Napoli ha il calendario meno fitto, ok? Perché non fa Coppa Italia e non fa nemmeno le coppe europee, quindi ha il calendario, diciamo, più leggero sotto questo punto di vista. La Roma deve beccare Lecce, Lazio, Milan in Europa League, Udinese in mezzo alle due partite di Europa e il finale è abbastanza tosto, perché hai Bologna, Napoli, Juve, Atalanta e Genoa, e tenete conto che se va avanti in Europa avrà la semifinale tra queste partite, quindi diciamo che il finale di stagione per la Roma si prospetta molto molto tosto e pesante. L'Atalanta è quella che ha a oggi il calendario più fitto insieme alla Fiorentina, perché gioca anche la Coppa Italia oltre alle coppe europee e c'ha poi il recupero
proprio contro la Fiorentina. L'Atalanta giocherà contro il Napoli, poi l'andata di Coppa Italia contro la Fiorentina, Cagliari, poi Liverpool, Verona, di nuovo il Liverpool, Monza, Fiorentina, e diciamo che il finale possiamo dire tra virgolette soft, perché comunque ci sono l'Empoli, la Salernitana, che diciamo che sarà già bella che retrocessa, la Roma, il Lecce, che probabilmente sarà ancora in lotta per la retrocessione insieme all'Empoli, e poi il Torino. In linea di massima l'Atalanta non dovrebbe passare il turno in Europa perché c'è il Liverpool, però se dovesse passarla avrà ulteriormente altre due partite nel finale di diciamo di stagione. E poi c'è la partita con la Fiorentina, che non si sa ancora quando si recupererà, però da quel che si dice probabilmente si giocherà a giugno. Il calendario dell'Atalanta è sicuramente un calendario tosto. A livello però diciamo di scontri diretti, l'Atalanta deve giocare col Napoli, con la Roma, poi se vogliamo aggiungerci anche il Monza e il Torino, però diciamo che i due veri scontri diretti sono Napoli e Roma, quindi sotto questo punto e la Fiorentina, sono tre, quindi l'Atalanta deve giocare tre scontri diretti e già qui quindi abbiamo una differenza con la Roma, che invece deve giocarne 5 di scontri diretti. La Fiorentina, Milan, Atalanta in Coppa Italia, Juve, Pilsen in Conference, Genoa, Pilsen, Salernitana, Atalanta ritorno di semifinale e poi il finale Sassuolo, Verona, Monza, Napoli, Cagliari e la partita con l'Atalanta. Quindi anche la Fiorentina ha un calendario diciamo abbastanza tosto, specialmente nel breve, perché c'ha Milan, Atalanta, Juve e Pilsen come prossime 4 partite. Il finale un po' diciamo soft, perché c'è Sassuolo, perché poi ragazzi soft tra virgolette, perché comunque sono tutte squadre che sono ancora immischiate nella lotta per non retrocedere, giusto la Salernitana possiamo definirla una partita cuscinetto tra virgolette. Il Monza è comunque in lotta per un posto in Europa, così come il Torino, quindi attenzione. La Lazio è invece la squadra che a livello di calendario è quella che ne ha, diciamo, si trova nella via di mezzo, perché ha soltanto la Coppa Italia. Ha 3 partite toste subito dopo la pausa, gioca con la Juve in campionato, poi con la Juve in Coppa Italia e poi c'è il derby con la Roma. Poi Salernitana, Genoa, ritorno di Coppa con la Juve e poi Verona, Monza, Empoli, Inter e Sassuolo. E il Napoli invece è la squadra che ha meno partite di tutte, quindi sotto questo punto di vista può trarre un piccolo vantaggio giocando una volta a settimana. Atalanta, Monza, Frosinone, Empoli, Roma, le prime 5, poi Udinese, Bologna, Fiorentina e Lecce. Cosa importante ragazzi, il Napoli ha gli scontri diretti tutti in casa, anzi no scusate, solo la Fiorentina è fuori, tutte le altre sono in casa. Quindi dal punto di vista del calendario, tutte comunque hanno da affrontare delle partite importanti dove c'è qualcosa in ballo. C'è però da dire che Roma, Atalanta, Fiorentina sono le 3 squadre che giocano anche le coppe europee. E diciamo che la Fiorentina ha un percorso in Europa che lo può portare quasi sicuramente in finale. Potrebbero queste partite di Conference League dar fastidio al percorso in campionato, così come per la Roma le 2 partite col Milan in Europa League possono dar fastidio per il campionato, ok? Quindi attenzione. E la stessa cosa l'Atalanta, anche se l'Atalanta, ripeto, penso uscirà con Liverpool. Il Napoli ha il vantaggio del calendario diciamo corto, ha il vantaggio comunque di non giocare alle coppe europee, quindi può concentrarsi tutta la settimana sulla partita e può anche recuperare le energie più facilmente rispetto alle altre. E poi c'ha il vantaggio di giocare gli scontri diretti in casa. Quindi dal punto di vista del calendario diciamo che il Napoli è quella forse messa meglio tra tutte le altre. C'è però un problema che adesso andiamo a vedere. Ora cambiamo grafica e adesso compaio anch'io. Ciao, sono tornato. Allora, sono andato a vedere negli ultimi 6 anni la media punti per arrivare al quinto posto, cioè nelle ultime 6 stagioni quanti punti hanno fatto le squadre per arrivare al quinto posto. Arriviamo alla conclusione che mediamente negli ultimi anni per arrivare al quinto posto sono bastati 69,16 punti, arrotondiamo per difetto 69 punti, ecco, quindi mediamente con 69 punti arrivi al quinto posto. Quanti punti deve fare il Napoli per arrivare a 69 punti? Il Napoli attualmente ha 45 punti, sono rimaste 9 partite, quindi 9 per 3, 27,
ci sono 27 punti ancora disponibili, quindi il Napoli, se le vince tutte e 9, può arrivare massimo a 72. Abbiamo detto però che in media per il quinto posto ne servono 69, quindi il Napoli, ragazzi, per arrivare a 69 punti deve fare 24 punti, ovvero 8 vittorie su 9. E già qua mi verrebbe da dire: è impossibile. Come abbiamo detto tante volte, una squadra che è arrivata a metà marzo non ha ancora vinto 3 partite consecutive, mi viene un po', diciamo, è un po' complicato vederla tutta ad un tratto vincerne 8 su 9. Ok, quindi già qua potrei chiudere il video e dire: ragazzi, è impossibile arrivare al quinto posto, perché proprio statisticamente non ci siamo. Matematicamente è possibile ancora, ma le statistiche dicono tutto il contrario. Quindi tu per fare 69 punti devi vincerne 8 su 9. Ok, però c'è un altro problema da tener conto. Tu al momento hai delle squadre sopra di te. Hai la Roma, hai l'Atalanta e, se non sbaglio, hai anche la Fiorentina se dovesse vincere il recupero contro l'Atalanta. Sì. Quindi tu potenzialmente avresti 3 squadre sopra di te. Quindi tu per arrivare al quinto posto non solo devi fare 24 punti, ma devi fare anche più punti delle altre. Cioè le altre devono anche loro cominciare a perdere punti e a cadere. E più nello specifico, quanti punti devono fare le altre per arrivare a questa quota 69 punti? La Roma è quella che sta messa meglio, perché al momento ne ha 51 e quindi deve farne 18, quindi nelle ultime 9 partite ne deve vincere 6. L'Atalanta è a 47, deve fare 22 punti, però l'Atalanta ha una partita in più da giocare, che è quella contro la Fiorentina, quindi dovrebbe fare 7 vittorie e un pareggio in 10 partite. La Fiorentina ha 43 punti come la Lazio, però ha una partita in più, deve fare 26 punti e quindi 8 vittorie, 2 pareggi, non deve perdere nemmeno una. La Lazio 43 punti, ha solo 9 partite, quindi deve fare 26 punti, e cioè deve vincerle tutte. Quindi ragazzi, la Lazio possiamo dire definitivamente che è fuori dal quinto posto, così come secondo me anche la Fiorentina, perché comunque tenete conto che ci sono gli scontri diretti tra Atalanta, Fiorentina, Roma e Napoli. Cioè il Napoli, se vince tutte le partite, automaticamente fa perdere a Roma, Atalanta e Fiorentina una partita, perché ci sono gli scontri diretti. Il Napoli deve fare 24 punti, però in contemporanea la Roma non deve farne più di 17. Perché questo? Perché attualmente tra Roma e Napoli ci sono 6 punti di distacco, quindi il Napoli deve fare 7 punti in più della Roma per arrivare di sopra. Ok, quindi se il Napoli fa 24 punti, la Roma deve farne necessariamente 17. Se ne fa 18, sta sopra il Napoli. Tra Atalanta e Napoli ci sono 2 punti di distacco, quindi se il Napoli fa 24 punti, l'Atalanta deve farne massimo 21, altrimenti va sopra il Napoli. La Fiorentina, considerando che vince il recupero con l'Atalanta, va a 46, quindi ha un punto in più del Napoli. Quindi se il Napoli fa 24 punti, la Fiorentina deve farne necessariamente massimo 22, altrimenti va sopra il Napoli. Quindi ragazzi, tutto questo papiello di numeri per farvi capire che è impossibile. È impossibile. Non ci sono speranze per arrivare al quinto posto. E ora qui mi direte: tu però sei troppo negativo, sei pessimista, tu devi infondere speranze delle persone. No ragazzi, io non voglio infondere illusioni, perché secondo me chi oggi parla di speranza quinto posto è ancora tutto aperto. Per me illude le persone, perché ci sono i dati, ci sono le statistiche, ci sono i numeri, che i numeri non mentono mai. Tu devi fare percorso perfetto e in contemporanea però la Roma deve perdere 7 punti, cioè deve perdere 2 partite e pareggiarne un'altra, ok? E diciamo, una sconfitta automaticamente è quella contro il Napoli, quindi dovrebbe perderne un'altra e pareggiarne un'altra ancora. E tu però in contemporanea devi vincerle tutte. Cioè non solo devi fare percorso perfetto, ma devi fare anche tot punti in più rispetto alle altre per scavalcarle. Ci sono troppe variabili in gioco, non hai il destino nelle tue mani. Poi ragazzi, la cosa importante: fare una rincorsa così prolungata per tante domeniche consecutive, guardate che mentalmente ti distrugge. Noi l'abbiamo già fatta esperienza di questa cosa con Gattuso. Noi una rincorsa al quarto posto l'abbiamo già fatta e ci siamo usciti sconfitti, perché mentalmente
tu hai l'obbligo di vincere sempre, quindi tu mentalmente stai ricevendo una pressione talmente forte che sul lungo un passo falso lo farai. E ragazzi, non sto secciando nessuno, non sto augurando al Napoli di perdere, cioè sono cose naturali di cui abbiamo già fatto anche esperienza. Quindi ragazzi, al quinto posto non ci arriviamo, non ci arriveremo. Il sesto posto, che comunque ti porta all'Europa League, ci si può fare, così come puoi andare anche in Conference. Poi ripeto, io se devo scegliere tra Europa e Conference, io Darion preferisco la Conference perché ho molta più possibilità di mettere un trofeo in bacheca a fine stagione. Però ripeto, io Darion preferirei la Conference. Ma la Champions, ragazzi, non guardiamola proprio, a meno che non si suicidino tutte le altre, ma è una cosa, cioè la Roma, ragazzi, state vedendo che sta combinando. Cioè, la Roma non si ferma più. Io penso che il Napoli a fine anno starà sopra Fiorentina e Lazio. Su questo ne sono abbastanza sicuro. Quindi diciamo che tu potenzialmente a fine anno, secondo me, potresti arrivare al settimo posto e lottartela per il sesto con l'Atalanta. Ecco, io vedo un Napoli che lotta per il sesto posto con l'Atalanta. Ma oltre non, non, no. Oltre no. Quindi, ragazzi, questo è quanto. Ora, potete tranquillamente insultarmi e dirmi che sono un pessimista, sono negativo, però ragazzi, io spero a fine anno di non venire qui e dire ve l'avevo detto, lo spero con tutto il cuore, perché io voglio sempre il bene del Napoli per primo. Dinanzi ai numeri e all'evidenza dei fatti, non riesco a non dar ragione ai numeri, ecco, quindi questa è la situazione. Io spero veramente che il Napoli faccia un miracolo, perché questo, ragazzi, è un miracolo. È un miracolo arrivare al quinto posto con questa situazione. Quindi io spero che riesca, ma dentro di me, diciamo, se devo ragionare con la testa, col cervello e non col cuore da tifoso, non ci sono assolutamente i presupposti per arrivare al quinto posto. Ecco, quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti. Ci credete al quinto posto? Non ci credete al quinto posto? Detto questo, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, ragazzi, mi raccomando, che è totalmente gratis. E attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Detto questo, forza Napoli sempre, veramente. Io ho fatto questo video con la speranza poi di essere smentito, veramente, me lo auguro. Però, ripeto, c'è l'1% di possibilità di arrivare al quinto posto quest'anno.